Allora, dopo un anno fermo, finalmente si inizia a fare sul serio ed è subito arrivata la chiamata per questo raduno. Sì, mi ha fatto molto piacere che mi abbiano tenuto in considerazione dopo tutto questo lungo infortunio, per vedere un po' a che punto sono col rientro così. Vedo l'ora di riuscire a tornare anche, diciamo, al 100% in campo e tutto quanto. Adesso siamo a parte finale del recupero, ci vuole ancora magari un mese o due, però insomma la parte di brutto è passata. Quindi diciamo che per l'inizio della stagione, magari Sì, ottobre, magari non riusciamo subito, a vedervi. adesso vediamo i tempi ancora come saranno, però penso che verso ottobre così dovrei riuscire a tornare a giocare. Mese più, mese meno, ormai non fa più differenza, però l'importante è iniziare il giro con la squadra, con la nazionale, insomma, e poter tornare a lavorare bene. Quest'anno cambio di squadra, per i motivi che sappiamo. Come ti senti in questa nuova avventura? Ma sì, mi sono trovato un po' così all'improvviso a fine giugno, inizio luglio a dover cambiare squadra, però fortunatamente diciamo che le possibilità c'erano di andare anche in più squadre. Ho fatto una scelta di rimanere comunque in Italia e secondo me anche di andare alla squadra migliore che c'è, che è il Treviso. E una nuova avventura, sicuramente bisogna da subito dimostrare di contraccambiare la fiducia che hanno avuto in me, però penso siano comunque stimoli nuovi, ambiente nuovo e soprattutto per me che devo rientrare anche da questo lungo infortunio, ci sarà tanto a lavorare sia per me che per il club. Questi primi giorni di raduno, come hai visto Mallet, lo staff, come ti sei trovato in questi giorni? Ma l'ambiente è molto tranquillo e adatto per fare un buon lavoro, ci sono tanti anche giovani veramente interessanti e comunque all'inizio abbiamo fatto una serie di test per valutare un po' i vari giocatori, però penso che anche lo staff sia stato abbastanza contento, anche ha visto miglioramenti, ho sentito rispetto anche ai giocatori rispetto all'anno scorso. Però insomma penso sia una bellissima cornice e ci sia tutto il meglio per iniziare bene la stagione in montagna qui in Val d'Aosta, però sono abbastanza ottimisti riguardo anche insomma quest'anno. Obiettivi per quest'anno? Tornare a giocare prima possibile e tornare insomma al livello a cui ero arrivato e poi cercare di riprendermi un po' quello che sono arrivato a un passo dalla tournée in Sudafrica, quest'anno c'è la tournée in Sudafrica quest'anno. No, a parte gli scherzi, prima di tutto tornare a giocare col club e vincere lo scudetto, che insomma è la nostra possibilità, tornare anche in Heineken Cup da protagonista, anche perché comunque non so se c'era tanta concorrenza a Treviso, e dopo tornare a vestire anche la maglia nazionale, che è una cosa a cui tengo moltissimo, e fare spero un secondo cap o una tournée insomma.